Ciao a tutte, oggi vi farò un video sui prodotti finiti. Non ho neanche idea di cosa ci sia qui dentro perché li ho riempiti col passare del tempo. Allora, ho questo di Sei Sol, me l'hanno regalato ed è un Telasso Scrub con burro di karité, estratto di guaranà e olio di argan. La confezione è alquanto ridotta male. Non è male, è uno di quelli che si riscalda mentre lo utilizzate. L'unica cosa è state attente perché la confezione vi lascia il colore, quindi avrete le mani tipo colorate, soprattutto sotto le unghie, è tipo un macello. Poi questo è di Frank Provost ed è il balsamo professionale per capelli colorati o con mesh. Questo non mi è piaciuto per nulla, non fa nulla per i miei capelli, che sono anche, ho anche le punte, le lunghezze secche, è abbastanza sceno. Poi ho delle serviette intime, queste sono di Quando È, e sono quelle che trovate al Tigotà, non sono male. Poi ho finito il mio amato mascara di Benefit, The Real, questo mi è piaciuto molto. Devo dire, è uno tra i miei preferiti e questo è lo scovolino che è in silicone. E niente, è molto, molto buono, non direi volumizzante, però sicuramente mi fa delle belle cigliozze lunghe. Mi è durato anche tra l'altro una vita, mi è durato. Adesso lo butto via solo perché credo ce ne fosse addirittura ancora, ma è secco. Poi ho finito questo di Rudy, mi hanno regalato questo mini bagnoschiuma ed Italian Fruits Red Apple, buonino, un buon profumo. Poi ho finito questo dopo una vita, credo di averlo avuto tipo per 3 anni ed è di Shaka, un profumo di Shaka e è l'Extreme. In realtà è un profumo da uomo, io l'avevo preso perché mi piaceva la confezione, e infatti l'ho tenuta, invece la confezione del profumo vero e proprio è semplicemente questa. Comunque è una cosa gigante, quanti sono? Sono 100 ml e questo io lo utilizzavo tutti i giorni praticamente e ve ne basta davvero pochissimo, uno o due spruzzi. E la cosa strana è che ho notato che di solito quando indosso questo, tutte le donne mi chiedono: che buono, che profumo hai? Credo perché è un profumo da uomo. Ok, poi ho finito questo di Biotherm, che è il Pure Effect Skin ed è un gel detergente purificante per pelli da normali a grasse con azione antibatterica e mi sono trovata bene, mi è durato tantissimo perché ne basta veramente poco e niente da dire riguardo, ottimo. Poi che ho qui? Ok, ho un po' di cose random. Questo è un tè. È un tè di quelli sfusi e questo è di Temondo. Io ho trovato questa marca all'Aliper. E questo è Ceylon tè nero alle fragoline di bosco. Ha un profumo buonissimo. Ne hanno di diversi tipi. Vediamo, tè nero aromatizzato alle fragoline di bosco. Con olio di fragoline di bosco, petali di rose e foglie di fragola. Può essere consumato con latte e zucchero a piacere. So che ne hanno alcuni che sono anche deteinati nel caso in cui vogliate berlo la sera e non rimanere sveglie fino a notte fonda. Poi ho finito questo di Ecos Line ed è il Blonde Shampoo. Mi sono trovata bene. Sono trovata bene, lascia i capelli morbidi, pulisce bene a fondo senza essere aggressivo. Ho come al solito uno shampoo secco di Batiste, quello verde che è il mio preferito. Ho delle salviettine struccanti di seta blu con estratti di aloe vera. Queste mi piacciono molto, ma ho dovuto riprenderle, ma non c'era questo tipo, quindi non so
se non li facciano più. Poi ho un bagnoschiuma, a quanto pare mi levo spesso. Ho un bagnoschiuma di Acquolina, nella profumazione cioccolato bianco, era parte di un set. Non sono particolarmente fan di Acquolina come ero una volta, solo perché le profumazioni sono buone, sì, ma sono molto chimiche. Non sono come quelle di Lush, che hanno una profumazione fantastica che te ne resta a lungo. Poi, ho finalmente finito questo di Essence, la My Base. È appunto una base trucco. L'ho odiata fino all'ultima goccia, non vedevo l'ora di finirla. È arancio. Veramente arancione, e a meno che non siate degli Oompa Loompa, direi che no, e non fa assolutamente niente come base, quindi bocciata. Ho un altro doccia schiuma, questo è di Sephora, faceva parte di un kit. Questo è la vaniglia, non male, una buona profumazione. Poi ho un altro mini bagnoschiuma, avevo un sacco di mini bagnoschiuma da finire che avevo iniziato. Questo goccia qualcosa è andata via, con olio d'oliva italiano. E questo l'ho preso in un hotel. E infatti questo arriva questo è fatto a Dabano, però è buono, sa molto di olio d'olivo. Poi ho una zanzara attaccata alla confezione. Fantastico. Vabbè. Ho finito questo di Just ed è l'olio. Dite Just? Just, credo. L'olio essenziale di Tea Tree, che a me piace molto. Però sto aspettando a ricomprarlo. Voglio finire un bel po' di cose che ho in giro. Ho finito un altro di Gianfrida, dello shampoo Go Blonder, che mi piace molto. E poi, che altro ho qui? Ho una maschera, sempre della Ecos Line. E questa è la maschera alla cheratina, senza solfati. Zanzare, maledette. Senza solfati. E questa mi piace molto. Lascia veramente i capelli super morbidi. E poi ho questo siero anti-età di HQ. Sono queste bustine che contengono. Questa contiene 9 dosi. È un siero anti-età e coenzima Q10. Ecco, io non sono molto patita delle cose anti-età. Comunque questo contiene coenzima Q10, vitamine A, C, E e olio di borragine. Questo però è fantastico perché è un siero, quindi è oleoso e molto idratante. E avendo io la pelle oleosa, non è una cosa che posso utilizzare assolutamente di giorno, però se io metto questo è Charlie. Se io metto questo prima di andare a letto, la mattina mi sveglio con una pelle stupenda ed è completamente assorbito. Quindi consigliato, queste cose sono veramente economiche. Bene, ho finito e ci vediamo presto con un altro video. Ciao!